Buongiorno a tutti, siamo pronti per un'altra ricetta estiva. Le zucchine fresche che facciamo agrodolce, Esatto. le mettiamo poi bollente dentro i vasetti, le sigilliamo, le mettiamo sotto coperta, poi le teniamo in frigo e un contorno squisito. Vi faccio vedere poi adesso man mano poi le frigo. Io le faccio così a bastoncini perché sono più croccante quanto sono fatti a bastoncini. Basta Esatto. prendere le zucchinette così. Adesso ne avevo circa Un una chilo, un po' decina. anche di più. Ecco, e faccio questo lavoro qui, così. Sono senza seme dentro, eh. E si fanno i bastoncini così. Adesso poi tagliamo anche l'altra. Faccio vedere perché sono tenerissimi. Li abbiamo preso stamattina. Esatto. Che facciamo tutti a bastoncini così. Poi ho preparato le cipolle. Quando ho finito di far friggere tutte le zucchine un poco per volta, perché Sì. altrimenti diventano molle. L'ultima cosa, quando sono cotti, metto un pizzico di sale. Non lo metto prima perché altrimenti diventano molle le zucchine. Bisogna che siano Guardate un croccanti. po' come sono. Sì. Sono tenerissimi proprio. Questi sono croccanti. Queste erano quelle che avevano i fiori Eh sì, e che questa mattina ci siamo stamattina già abbiamo preso i mangiati fiori. nella pasta. Abbiamo fatto la pasta. Come hai fatto la pasta oggi? Oggi ho fatto la pasta con mezza cipolla, uno spicchio d'aglio, i fior di zucca. Una zucchinetta di questi teneri e dopo quanto sono un po' rosolati metto tanto basilico e poi ho messo due o tre pomodorini, li ho fatti andare tutti assieme, ho messo un goccino di acqua della pasta poi alla fine ho messo del parmigiano, abbiamo fatto la pasta L'unica sushi. cosa che non è del nostro orto è la pasta, che non cresce nell'orto, però tutto il resto sì. Ecco, questi sono fatti così. Così poi quando si prendono nel vasetto sono un po', non sono appiccicate uno sull'altro. Esatto. Quando si fa le rondelle, si appiccicano uno sull'altro. Invece così no. Di solito come contorno, buonissimi, li Non c'è facciamo bisogno di sbucciarli, eh? estivi. Perché la buccia è quella che tiene un po', poi queste, guardi che sono callosi, sono croccanti, si spezzano perfino. Ecco qui. Adesso mettiamo olio di seme, le cipolle, prima frigo le zucchine tutto un poco per volta, ma non le faccio proprio dorate, dorate, No, devono rimanere. no, normale, devono rimanere un po' bianche. Le cipolle a fette perché così si prendono bene. Circa mezzo centimetro. Sì, Più o meno, sì. più o meno. Quando ho finito tutte le zucchine, frigo le cipolle, allora metto anche un pochino di sale e così le cipolle non mi si addorano, diventano morbide senza che vengano bruciate. Rosolate troppo. Rosolate, perché devono rimanere un po' bianchi. Poi faccio vedere perché la prima cosa che metto tutto assieme e metto un po' di zucchero, faccio caramellare un attimo, dopodiché metto aceto di mele, Di mele. ma non esagerato. No, è un Una cosa carpione normale, delicato. una cosa che non devono stare a bagno tanto. Basta che restano umide e poi le metto nel vasetto, le pigio bene in modo che restano tutte bagnate e via. Guardate che di contorno con le carne sono freschissime da mangiare. Tutti i giorni si possono mangiare di contorno queste zucchine qui, non le solite zucchine che non hanno neanche gusto. Anche perché le zucchine di solito E non è che piacciono poi tanto. se,
Poi se volete farle sterilizzare una ventina di minuti, possono durare tutto l'anno. Sì. Siccome noi le mangiamo anche presto, sì, allora le tengo in frigo, perché le apriamo anche tutti i giorni. Sì. No, sono talmente abituata a tagliare le cipolle che manco pianco. Vedete te. No. Adesso stanno a bruciare un po' gli occhi. Ok, questa è la, tutta la preparazione. Allora le faccio friggere con olio di seme. Benissimo. Io di solito dopo dopero quello di arachidi, leggermente alto, non esagerato. Così ne facciamo di più, leggermente di alto, meno, un po' per volta. E le faccio, ne metto una manciata quando coprono tutto il fondo della padella. Allora, l'olio è già caldo. Ecco la musica qui della frittura. Ecco qua. Prendo un coso per girarli. Qui. Quanto il fondo è coperto delle zucchine. Adesso aspettiamo che si rosolino un pochino. È un po', qualche minuto. Non te lo so dire quanto minuti, sarà 5 minuti, vediamo, dopo 5 minuti cosa vengono, devono essere leggermente rosolati. Ok, sono appena passati 5 minuti. La mamma aveva ragione. Va bene così. Alexa, stop. Ormai Alexa ci fa da timer. Visto che c'è. Quindi giusto 5 minuti. Ovviamente. In più abbiamo aggiunto della salvia. Di salvia. È difficile prenderle di dentro. E qui il sale ancora non hai messo? No. Quanto è finito, tutte metto il sale. Allora, adesso ho finito di soffriggere le... metto le cipolle. A questo punto metto un po' di sale. Sempre sale quanto basta, e lo stesso anche nelle cipolle quanto basta, che adesso le cipolle con il sale appassiscono. E anche qui cosa saranno? Qualche minuto? Sarà 5 minuti anche qui. Meglio che resta leggermente croccante la cipolla. E non deve venire bruciacchiata. No, no, assolutamente. Come anche le zucchine. Le zucchine non sono bruciate, sono cotte. C'è la salvia che deve restare dentro. Allora, sono passati 3-4 minuti. Le cipolle devono essere così, non devono
rosolare le cipolle, devono essere croccanti. Vedete che io non butto neanche l'olio tu dentro. Adesso faccio vedere come faccio la marinatura. Non mi veniva in mente. Ecco qui. Mi metto il forno normale, fornello normale. Mescolo tutto. Cipolle e zucchine. Sì. Ci sono dei profumi che sono meravigliosi. Adesso aspettiamo che incomincia di nuovo a bollire. Va bene, adesso appena bolle faccio. Questi sono due cucchiai di zucchero. Circa tre cucchiai scarsi. Adesso questo è l'aceto di mele. Metto mezzo bicchiere d'aceto di mele. Adesso faccio vedere che stanno già caramellando un po' con lo zucchero. Ho spesso sciolto lo zucchero. Abbiamo aggiunto mezzo bicchiere di aceto di mele. Ripeto il bollore e adesso mentre ancora abbassiamo il gas, ha ripreso il bollore, abbassiamo il gas e lo mettiamo direttamente nei vasetti. Meglio che bolli ancora. Ok, ha rialzato. Sì, perché bolliva poco. Ok. Ecco qui. Adesso le chiudiamo e poi le mettiamo dentro la coperta. Questi si conservano in frigorifero o in dispensa in luogo fresco per
Due o tre mesi si conservano, però in frigo. Se invece volete... Una volta aperte se li devono certo mangiare. Se invece volete consumarli fra qualche mese... Potete farli sterilizzare per 20 minuti. Non aspettare che raffreddano. Si mette nell'acqua bollente e si fanno sterilizzare. Perché quando è caldo non... deve essere un caldo uguale. A questo che tiene il vasetto. Noi quando abbiamo le amiche a pranzo le apriamo. Guardi, neanche misurate, ne sono rimasti 2 o 3, non ci stanno. Sono troppo. Ecco qui. Ne è rimasto giusto un assaggino. Prova qualità. È bollente. Adesso prende una tovaglia da tavola e le tortiliamo dentro, le mettiamo capovolte, le mettiamo così, ecco qui, e poi le mettiamo così attorcigliate in... giusto da far vedere così. Ciao fateci sapere, fa caldo, fateci sapere se vi è piaciuta la mia ricetta. Questa è parecchi anni che le faccio, solamente che non l'abbiamo mai fatte vedere, e adesso provate a assaggiarle che sono buonissime. Ciao. Continuate a seguirci.